Bene, un saluto a tutti da Lorenzo Licalzi e Domenico Arnuzzo. Non ha bisogno di presentazioni. Come no? No, io dico di no. Beh, allora Domenico, io non avrei mai pensato di diventare un cioccolatino, perché tu lo sai che stiamo facendo il calendario dell'avvento, ogni giorno un video, quindi siamo due cioccolatini. Sì, siamo, non mi era successo di fare tante cose, ma il cioccolatino no, però c'è sempre tempo, quindi va bene fare il cioccolatino anche a una certa età. Benissimo. Sì, senti, a proposito di una certa età, tu ne hai vissute tante nel calcio, io secondo me come dono potresti raccontare qualcosa, un aneddoto, tu me ne hai raccontati tanti che sarebbe da passarci delle serate, non due minuti, però raccontaci un po' qualcosa della tua vita o di calciatore o di direttore sportivo, quello che vuoi. Sì, ogni tanto mi viene da pensare a un episodio che mi è capitato molto divertente, che mi fa sorridere, magari a voi no, ma a me fa sempre sorridere quando me lo ricordo. Allora, eravamo nel lontano 1970, quindi, e l'allenatore della Sampdoria era allora Fulvio Bernardini. Fulvio Bernardini è una persona colta, molto stimata da tutti, per chi l'ha conosciuto non è una novità, ma per i giovani magari che non sanno chi era questo allenatore, era una figura numero uno in Italia. Allora, io ero aggregato alla prima squadra come riserva, ero giovane, quindi molto intimidito da quell'ambiente di tutti i giocatori di prima squadra, e andiamo a Cesena a giocare una partita. In questo albergo dove eravamo alloggiati c'era una grande sala da ballo con un piano al centro di questa sala. Questo piano però era di quelli meccanici, cioè tu schiacciavi un bottone e il piano si metteva a suonare una canzone e anche i tasti andavano su e giù. Allora io con due miei compagni di squadra hanno cominciato a far finta di suonare il piano, una canzone bellissima. In quel momento entra Bernardini e Battara, e allora Bernardini vede che io suono al centro e suono a molto e dice: non sapevo che Arnuzzo suonasse così bene il piano. Gli altri sono stati zitti, anzi Battara ha detto: ma come, tutti sappiamo che lui è molto bravo nel suonare il piano, però nessuno ha detto a Bernardini che non era uno scherzo, io tantomeno, perché ero intimidito da questo grosso personaggio. Beh, per farla breve, ogni volta che andavamo poi in qualche ristorante, che eravamo in trasferta, io la prima cosa che chiedevo, dicevo se c'era il piano, perché se c'era il piano cercavo di stare più lontano possibile da quello che lui. Per farvela breve, Bernardini ogni volta che mi incontrava mi diceva: ma guarda che tu suoni veramente bene il piano, dovresti coltivare questa tua nota, eccetera. E poverino è morto pensando che io fossi un grande musicista, e la cosa mi fa sorridere.